Ciao amici, avete mai problemi a prendere sonno? Questo video può esservi d'aiuto. Come dico sempre, il cibo è un fondamentale regolatore dell'organismo. A seconda di cosa mangiamo, il corpo risponde, come un motore con il carburante. Il cibo aiuterebbe a combattere l'insonnia? Il prossimo passo cosa sarà? Portare la pace nel mondo con una carota in mano? Sì, ciò che scegliamo di mangiare incide sulla qualità del nostro sonno. Prova! Vediamo allora insieme 5 alimenti che possono aiutarci a dormire meglio. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Semi di zucca. I semi di zucca favoriscono il sonno grazie al loro apporto di vitamina A, C e zinco, ma non solo, sono anche una fonte naturale di magnesio, un noto calmante naturale. Come si mangiano? È molto semplice, si possono aggiungere alle insalate oppure possono essere sgranocchiati al posto dei popcorn, che sono meno sani. Ho parlato dei semi di zucca e dei loro benefici in questo video. 2. Riso integrale e alimenti con il triptofano. Vi siete mai ritrovati a dover cenare tardi? È sempre meglio che non capiti, però cosa mangiare per non compromettere il sonno? Il riso integrale, che contiene triptofano, un aminoacido rilassante. Contengono triptofano anche tacchino, salmone, uova, tofu, lenticchie e spinaci. 3. Spinaci. Tra i cibi con il triptofano spiccano per i loro benefici rilassanti gli spinaci. Queste verdure sono ottimali per dormire bene perché fonte anche di magnesio. Inoltre aiutano la digestione e sono molto semplici da cucinare. 4. Cioccolato fondente. Meglio evitare i dolci prima di dormire, fa eccezione solo il cioccolato fondente, ma non più di 30 grammi perché contiene anche piccole quantità di caffeina. Per il resto rilassa, gratifica, toglie le tensioni e aiuta a dormire bene. Per conoscere tutti i benefici del cioccolato fondente, guardate questo mio video goloso. 5. Tè senza teina, tisane e camomilla. Vanno benissimo per conciliare il sonno le classiche tisane e la camomilla. Ottimo anche il tè senza teina come il tè rooibos o il tè di rosa canina o tè di ibisco. Avete visto amici? Combattere l'insonnia con la nutrizione si può. Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.